E sapete perché il diavolo sta ingannando 7 miliardi di persone nel mondo, credenti e non credenti, su questo discorso? Perché con il suo inganno sta togliendo il significato vero dell'autorità, dell'ordine e della dignità, perché tutte le persone siano sotto incantesimo per stabilire lui la sua ultima autorità. È una manovra già studiata da tempo, che è già in atto ed è in accelerazione. Ma cosa succede? Che anche noi cristiani ci andiamo dietro. Magari stiamo ancora attenti al peccato X o Y e stiamo andando dietro alla nostra mente, che non ha il senso delle cose di Dio, ma ha il senso delle cose dell'uomo. Il senso, non dice il peccato, il senso. Quando noi andiamo dietro al senso delle cose dell'uomo, è il 666. Anche se è un ragionamento, come abbiamo scoperto, buono, sentimentale, amorevole, come aveva Pietro, perché aveva trovato Gesù e aveva scoperto che era veramente Dio e il Salvatore, il Messia. Quindi, no, io ti voglio troppo bene, tu non vai a morire a Gerusalemme. Vattene via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dell'uomo. Quindi Satana dove prende il potere? Dalle cose, dal senso delle cose dell'uomo, che non è in quel caso, cioè lì Pietro non è che ha peccato perché è tornata la vecchia vita, perché magari in quel momento ha avuto un rapporto sessuale extraconiugale. Semplicemente Pietro lì ha detto: no, te sei Gesù, te sei il mio Signore, il mio Re, te non, prego Dio che niente di questo ti accada. Cioè, ha fatto una preghiera a fin di bene. Cioè, se te avessi Gesù fisicamente qui con te, vorresti che questo, te l'ha conosciuto da 3 anni, questo parte e va e si è ammazzato? No, ammazzo io loro, te tu stai con me. Quello è il pensiero dell'uomo. In quanti pensieri dell'uomo siamo noi oggi? In questo sistema